Giorgio Di Simone, entità, rapporto dalla dimensione X, la vita, la morte e l'aldilà, edizioni mediterranee. È indubbio che lo spirito, dopo tante esperienze, dopo tanto lavoro nella materia, a contatto con il corpo, fuori di esso, vicino alla materialità, vicino all'essere umano, vicino alla natura soprattutto, poiché lo spirito vive soprattutto fuori della terra, ma quando vive fuori della terra è sempre nell'orbita della materialità, è sempre uno spirito che ha il suo bagaglio animico, psichico, e che vive sempre nell'orbita delle esperienze materiali. Quando esso spirito avrà superato tutto questo, allora sarà completamente abbandonata la terra. Allora veramente lo spirito per la terra sarà morto, definitivamente, senza più alcuna speranza di ritorno. Altri mondi, altro concetto di vita saranno davanti a lui, e per la terra o i pianeti materiali o per le attività comunque materiali sarà definitivamente morto, ossia sarà completamente irriconoscibile come essere spirituale.